Salve a tutti, devo presentare oggi, visto che non ho un cazzo da fare, anzi tra un'oretta e mezza tipo uscirò per andare al Black Betty, che c'è una serata di DJ set delle ragazze conduttrici di Radio Flow, e nel frattempo vorrei parlarvi del nuovo progetto di Sifone Production, vale a dire Il Sepolcro. Inizialmente volevamo fare un unico film con due episodi, uno scritto e diretto da me e da Giorgio e uno scritto e diretto da Edoardo e me. Solo che, insomma, per una serie di disguidi non siamo riusciti a portare a termine un progetto simile. E invece abbiamo scelto, visto che comunque coi tempi non ci trovavamo, adesso è molto meglio, siamo più organizzati, abbiamo deciso così di dividere Il Sepolcro in due film, come Grindhouse, che c'è Grindhouse Death Proof e Grindhouse Planet Terror. Quello che uscirà per primo sarà Il Sepolcro, il collezionista, ossia l'episodio scritto da me, diretto da me e Giorgio De Micheli. Allora, questa storia è tratta da un racconto che scrissi inizialmente a 12 anni e lo feci leggere pure a scuola, chiaramente senza tutte le parti più pulp, senza diciamo le volgarità che io ci inserisco spesso e volentieri. Una storia a metà fra il giallo, il grottesco e volendo il film drammatico, perché comunque la vicenda del triste fantoziano Vincent Benedict, piccolo impiegato in un'azienda in fallimento, insomma, viene rappresentata in questo modo triste, come personaggi tristi dei film dei Coen, ma che chiaramente non mi metterei mai a fare paragoni seri con i Coen, perché, insomma, non ne sono assolutamente all'altezza. Allora, chiaramente per come era scritto il racconto ci sono delle differenze, perché nel racconto l'azione è molto poca, ci sono dialoghi, è solo un lungo descrivere situazioni e stati d'animo, insomma, non era molto, molto adattabile per un film, e perciò io l'ho preso. L'ho riscritto e l'ho riadattato per fare un film, insomma. Ci ho messo nuovi personaggi, nuovi intrecci, nuove situazioni in modo che la vicenda fosse più dinamica, non tanto da racconto quanto proprio da film giallo, così. E ho aggiunto dei personaggi che nel racconto no, non ci sono, per esempio Vincent Benedict, che è l'impiegato, Arnold Loomis, che è il presidente del club collezionisti, ci sono anche nel racconto e sono descritti pari pari a quelli che vedrete nel film. Io ho aggiunto i personaggi di Serena e Luca, che sono due colleghi fidanzati che lavorano nel magazzino dell'azienda dove sta Benedict, e Benedict, tipo fantozzi, da Silvani, è segretamente innamorato di Serena, così. E poi ci ho aggiunto i personaggi dell'anarchico Jack Lamour, che viene interrogato dal xenofobo e pessimo detective, che è il commissario, che lo interpreto io, che è un cane spaventoso, un pessimo detective razzista pieno di pregiudizi, a differenza del suo vice, ossia il sergente De Micheli, che è più libertario, più aperto, ed è un ottimo detective, molto intelligente, molto pignolo, tant'è che ci sono delle scenette in cui il commissario lo rimprovera di essere pignolo, è molto afferrato e un attentissimo osservatore. Altri personaggi che ho aggiunto, i due ragazzi che a inizio film, insomma, fanno una fine un po' triste, e basta. Per il resto è abbastanza fedele al racconto.
Allora, come per Fuoco Fatuo, per quanto riguarda le musiche, autori locali, piccoli gruppi o DJ producer della scena pugliese, ma anche questa volta mi sono spostato un po' nel centro Italia, nel Lazio, a Roma per esattezza. Allora, per i gruppi pugliesi la scelta è ricaduta nuovamente sui Chimeras, che sono un duo di sei producer dark elettronici meravigliosi, e Chimera se li trovate pure su internet, dei quali ho preso sia i pezzi Masks, Circle of Regrets, che stavano anche in Benvenuti a Fuoco Fatuo, e poi ho preso Legion e My Baby It's Hell, che sono due degli ultimi lavori molto maturi e molto azzeccati per le scene. Di pugliese ancora il gruppo copertinese The Metropolitans, di cui due componenti della band hanno recitato in Fuoco Fatuo, e uno di questi, Marcello, ha recitato anche qua nel collezionista, che fa l'anarchico Jack L'Amour, e il pezzo è I Won, divertente, ben suonato, molto orecchiabile, insomma è una genialata. I Won è un pezzacchione. E allora poi, ancora sulla Puglia, i Clinicamente Morti, che è un gruppo metal, ed è un pezzo che mi ha passato Nico, che è uno dei componenti della band, che si chiama Colpevole d'Indolenza, ed è una specie di melodia così rock lenta, un po' metal, però molto azzeccata, l'ho messa nei momenti più, diciamo, più tristi della storia. Nel Lazio, invece, come vi dicevo prima, abbiamo The Brainwash, che è un altro gruppo metal di Roma, conosciuto su YouTube, pensate, come follower. Ci hanno aggiunti a noi dei sifoni perché gli piace quello che facciamo. Allora, poi una volta abbiamo deciso di scambiarci anche i nostri lavori, e mi hanno passato questo album, da cui ho preso due pezzi. Ho preso Etin Arcadia Ego, che è un lento metal, almeno all'inizio, e poi ho preso un altro pezzo che si chiama appunto The Brainwash, viene messo in una parte saliente del film. Buona visione, come al solito la prima proiezione sarà fatta allo spazio sociale Arcizei di Lecce, e io adesso vi lascio e mi vado a preparare per andare al Black Betty. Ciao!